coraggio. Paolo, Sarà raccontaci così. un'esperienza, sì. Dimmi. In sintesi, ci conosciamo insomma, da un po' di tempo, però insomma, giusto per avere un refresh su tre parole, in estrema sintesi, un po' la storia dell'azienda e le persone che ci sono coinvolte, in che ruolo e cosa eventualmente bolle in pentola se c'è qualcosa di nuovo, insomma. Certo. Beh, la storia dell'azienda è simile alla storia di molte aziende chiantigiane, cioè diciamo nei decenni passati, dagli anni 60 a oggi, è la storia dell'uscita dalla mezzadria. E questo è quello anche che ha reso molto interessante la storia del Chianti. La storia di Isola Elena in particolare. È collegata alla mia famiglia dagli anni 50. Mio padre dal Piemonte ha avuto l'occasione di acquistare Isola Elena nel 56. Il vino era già in famiglia, non come attività economica, diciamo, principale, ma era la vecchia proprietà di famiglia, Lessona, Quella che proprietà ora la Sperino. sua azienda, l'azienda che segue il suo figlio su. È quella che finalmente al mio sogno di ripiantare nel 99 sono riuscito a risolvere dei problemi familiari, l'ho acquisita io con mio figlio e abbiamo incominciato questa impresa estremamente interessante, piuttosto difficile, ma per me è un sogno, perché è un sogno che si avvera insieme a mio figlio, quindi è veramente bello. Il Nord Piemonte, l'Alto Piemonte ha delle sue caratteristiche estremamente peculiari, per cui è molto bello. Invece la mia storia è stata qui in Toscana professionale. Ho studiato Torino, ho studiato Agraria e poi è dal 76 che conduco questa azienda. Quindi subito dopo lo stravolgimento del collasso velocissimo della mezzadria a metà degli anni 60, che ha coinciso con la DOC, con la nuova legge. Quindi la legge, la prima DOC del Chianti Classico è stata costruita in un'epoca che è cambiata velocissima Sfuggita quando la sotto il legge naso, praticamente, la situazione esattamente, cioè alla quale sta passando. pensate che qui a Isola Lena negli anni 50, inizio anni 60, fino alla metà degli anni 60 abitavano circa 130 persone, quindi poche famiglie mezzadrilli, grandissime, patriarcali, e in 5 anni da 130 persone ne sono rimaste 14, quindi questo direi è la storia del Chianti, il collasso della mezzadria, la nuova legge che è stata costruita in un periodo storico che in pochi anni ha poi vissuto, diciamo, 600 anni di trasformazione e ci siamo trovati davanti a delle vigne costruite, immaginate poco perché c'è stato l'intervento della Comunità Europea, ha dato dei fondi. E sono state piantate troppo veloci, quindi senza fermarsi a pensare che cosa significava questo cambiamento epocale, sociale, di passare da un'economia soprattutto locale, da una viticoltura promiscua, e passare da delle vigne a passare a aziende più orientate sul mercato. Quindi qui la scarsa selezione del Sangiovese, l'eccesso di uve bianche. Perché un po' di uve bianche forse bisognerebbe anche ripensare con il cambiamento climatico, ma pensate che richiedeva minimo 15, ma fino a un 30%, e molti hanno piantato 30% di uve bianche. Si dice così e si pensa a vino bianco, ma il controllo è fatto sul numero di viti che si piantano, quindi piantare il 30% di Trebbiano Malvasia può voler dire, se si va a raccogliere senza cognizione di causa, il 50% di uve bianche. Avendo studiato all'università mi hanno detto che è più facile fare vino rosso usando uve nere. È stata una situazione. Ma e soprattutto anche in pochi anni, in 5 anni, il progetto della Comunità Europea sono stati piantati 8.000 ettari. Il vivaismo non era pronto, non c'erano selezioni di Sangiovese, veniva raccattato tutto quello che capitava per innestare e piantare viti. Quindi si sono poste le basi per un disastro e considero un grandissimo successo essere riusciti,
un gruppo di aziende a cambiare il Chianti classico con vigneti che non erano pensati per quello che poi cercavamo di produrre. Ma da qui l'arrivo dei vitigni non tradizionali, dei cosiddetti internazionali, a me piace chiamare di più vitigni francesi perché di solito di questo si tratta. C'è stata grandissima discussione, ma oggi secondo me è l'esempio di una reattività a un problema che ha portato delle soluzioni. Oggi ho una certa età, mi è chiarissimo, la viticoltura è un lavoro di lungo periodo, dove bisogna avere una visione di lungo periodo, bisogna pensare a strategie, non è che si può cambiare. Magari il mondo del vino vive sulle mode. Ma il vigneto non può vivere sulle mode, deve vivere su una qualità intrinseca. Però, se si pensa solo a lungo periodo, si rischia di diventare sognatori. L'abbiamo imparato in Chianti, con dei problemi che dovevano avere una soluzione immediata. Quindi, soluzioni di medio periodo, di breve periodo per poter risolvere dei problemi, ma comunque con una visione di lungo. Oggi penso ai vitigni. Non tradizionali del Chianti come un'ottima soluzione che nel breve periodo ha permesso di superare un problema che è potenzialmente distruttivo. Il Chianti è sopravvissuto alla fine della mezzadria, cioè un cambiamento sociologico colossale. E oggi è bello pensare a quei tempi. La mia fortuna enorme è di aver vissuto con la famiglia e comunque durante la mia vita professionale di aver vissuto tutta questa trasformazione, tutta questa sperimentazione. Quindi l'evoluzione stessa delle mie idee, provare a cambiare cose, fare errori. Io spesso immagino, se penso ai miei primi anni, mi piace figurarli come una persona che si trova in una stanza buia che non conosce e deve andare a cercare dove sono gli interruttori della luce, dove ci sono le finestre per aprire e dare un po' di luce. E poi quando si incomincia a dare luce, le cose poi accelerano e vengono da sé e si incomincia a capire. E è stata una cosa estremamente bella. Sono professionalmente veramente soddisfatto e ripagato d'aver costruito oggi un'azienda. Oggi, da pochi anni, io chiamo questa azienda, o la fase attuale del Chianti Classico, lo chiamo la fine della fine della mezzadria. Gli ultimi 30-40 anni sono stati la gestione della fine della mezzadria La transizione. l'immaginare il dopo. Oggi è la fine della fine della mezzadria. Oggi si sanno cose, ci sono cose acquisite, stabilizzate ed è bello. Parallelamente a questo, pensate al problema finanziario delle aziende, pensate che cos'erano i problemi negli anni 70, quando le vigne piantate in quel modo hanno cominciato a dare i frutti e a dare i problemi. E in aziende che magari erano passate spesso di proprietà, che avevano difficoltà, che avevano investito, e tante soluzioni viticole sono state prese pensando alla capacità di spesa, non a che cosa era meglio fare. Oggi sono aziende in equilibrio finanziario e ci si può veramente concentrare nel vedere che cos'è meglio fare. Il costo di produzione dell'uva è importante, ma non è più da tanto tempo la mia priorità, perché ragionando sul costo di produzione dell'uva, l'uva è una materia prima. Poi ci sono gli altri costi, la vinificazione, i costi finanziari di invecchiamento, i costi del packaging, i costi commerciali, che non cambiano se l'uva è buona o se l'uva è cattiva. Quindi, se io parto con un'uva che è 50% più cara, arrivo alla fine in bottiglia che magari c'è un 10% solo di maggiori costi dovuto all'uva. E chi è sul mercato che compra un vino poco buono perché costa il 10% meno? Nessuno. Quindi questa è una bella libertà. La libertà, ovviamente ragionevole, ragionata,
dai costi di produzione, che in quegli anni, negli anni 70, erano un capo e un collo terrificante. Quindi, bene, bello. Allora, da qui si può pensare a tutte le trasformazioni avvenute, vi dico. Prima quelle per gestire al meglio vigneti, come ho detto prima, che non erano nati per le qualità che cercavamo. E poi Ma tu immaginare gli hai impianti. reimpiantato più o meno tutto o insomma. Ho reimpiantato quasi tutto, ma io ho incominciato abbastanza presto. Ho cominciato nell'87, ho piantato la mia prima vigna e ho subito incominciato a piantare intanto maggiori densità di impianto, meno movimenti terra, perché il disastro, questo forse non l'ho accennato prima, ma il disastro di quei vigneti là non è solo scarsa selezione di Sangiovese, eccesso di uve bianche, basse densità, porta innesti vigorosi uguali su tutti i terreni quasi, ma è stato... Ho perso il filo comunque, scusa. Forse volevi dire che erano fatti per essere Ecco, no, i questo movimenti passaggio terra, tra parlavo dei Giulia. movimenti terra. Movimenti terra, purtroppo... La situazione era grave, ma c'erano i finanziamenti della Comunità Europea. Quando ci sono dei soldi, spesso non si ragiona abbastanza. Quindi si sono pagati dei Caterpillar da 800 cavalli, quando si faceva molto meglio, rispettando di più il terreno, facendo vigne magari un po' più piccole, con i filari più corti, ma un po' più sudate. Ma questo è stato un altro grande problema al quale ho cercato di porre rimedio durante la mia storia. Dall'inizio degli anni 90 ho cominciato a ricostituire i muri a secco, i terrazzamenti. Oggi non potrei proprio più concepire le vigne, la lavorazione del terreno come si faceva in quegli anni là. Quindi è stata una bella evoluzione su tanti fronti. No, Da subito. Scusa, vai, 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 no, dimmi. una delle domande che di solito si fanno in queste interviste, cioè cosa è cambiato nella gestione della vigna e che evoluzioni ci sono state, ma cioè, hai già, cioè, probabilmente entrando nel dettaglio ti ci vorrebbe una giornata solo per raccontare un po', Assolutamente sì. immagino siamo. Per questo mi piace camminare nelle vigne, perché toccare con mano quello che abbiamo fatto, ma si può fare un'estrema sintesi. Allora, differenze molto grosse nell'impianto dei vigneti. Quindi, come ho detto prima, poco movimento terra, dove posso non piantare a ritocchino, poi quindi terrazzamenti, maggiore densità di impianto. Questi sono i cambiamenti più grossi all'impianto. Il materiale d'impianto, cioè ho fatto molto lavoro di selezione del Sangiovese. Dalla mia seconda vendemmia, avendo capito che c'erano dei problemi molto complessi nelle vigne che erano state da poco piantate, la mia prima vendemmia è stato il 76. Dal 77, nella complessità dei problemi, ho dovuto semplificare. Quindi, proprio il classico caso di dire first comes first, cioè metti in fila le priorità. Prima cosa, qual è il vitigno più importante? Il Sangiovese. Com'è il Sangiovese che abbiamo? Problematico. Quindi ho cominciato subito a camminare, ero giovane montanaro, prima di vendemmia, tutti i filari e a segnare le piante che avevano un'uva che mi piaceva. Quindi la classica selezione, inizio di selezione massale, quindi basata sul fenotipo. Però ripetuto anno dopo anno mi sono trovato, dopo 8-10 anni, che avevo delle viti che su un arco, diciamo, decennale avevano 6, 7, 8 cartellini, e viti che ne avevano 1, 2. Quindi dico, beh, 1, 2 sono state vendemmie fortunate per quella vite. 7, 8 cartellini è una vite che... esatto. Così è nato un po' il ceparello, perché nel 1980 ho detto, bene, abbiamo delle viti segnate nell'azienda, quindi una selezione dell'azienda, così è nato il Ceparello, non è una vigna. Tanti vengono e mi chiedono dov'è la vigna di Ceparello. Ceparello è ancora una selezione dell'azienda. Quindi quelle viti segnate a vendemmia, ho detto queste qui, non me le toccate, le vendemmiamo dopo.
e separatamente. E quindi è nato Ceppatello. In realtà è nato dal 77, ma nell'80 finalmente ho deciso di imbottigliarlo. I primi anni lo facevo e poi lo assemblavo Mette vino Chianti comunque. con il Chianti, facevamo all'epoca, imbottigliavo una riserva, che adesso non imbottiglio più, ma è proprio nato come primissima idea, non per fare un'etichetta dedita alla selezione di Sangiovese puro, ma Per individuare il Sangiovese migliore che avevi, di fatto. il vitigno più importante è Sangiovese. Bene, anche la vigna più brutta ha delle uve belle. Proviamo a vedere la potenzialità dei nostri vigneti se tutte le vigne, le viti, se tutte le uve fossero come quelle che mi sembrano belle. E si è avuto immediatamente uno stacco colossale. E poi da lì, quando ho piantato la mia prima vigna, ho piantato dei vitigni, ho piantato Syrah, perché già nell'84 avevo fatto dei sovrainnesti di Syrah, ma questa è un'altra storia. Beh, è la stessa storia, perché non è la storia di fare un vino di marca o fare cose strane. Si stavano diffondendo molte vitigni bordolesi. Io cercavo qualcosa proprio per l'obiettivo di assemblaggio, ma che non mi cambiasse troppo l'espressione del Sangiovese. Il problema con vigneti problematici è un po'. Io penso spesso al latte. Se abbiamo un buon latte di fattoria, facciamo affiorare la crema e togliamo il burro, dopo rimane latte magro. Ecco, quindi ho subito avuto la sensazione, dico, bene, faccio il ceparello, tolgo la crema, ma sto impoverendo Cosa mi una rimane? bottiglia di bottiglia di ceparello, mi impoverisce una cassa di Chianti. E quindi ho cercato un vitigno che potesse aiutare a ricomporre e a posizionarsi dove hanno le debolezze di quei Sangiovesi non all'altezza, sapendo che l'obiettivo era andare avanti con segnare le viti, marcarle, eccetera. Nell'87, quando ho piantato la mia prima vigna, ho piantato del Syrah, perché il primo era da sovrainnesto, ho piantato un po' di Cabernet, perché in quegli anni si parlava tanto di modificare il disciplinare in un senso più internazionale, per fortuna no. È stato fatto solo parzialmente, ma senza nessun obbligo. Dovevo piantare il Sangiovese e ho avuto l'idea, credo ancora adesso mi ricordo con piacere, di piantare un portainnesto unico, sul quale ho innestato tutte le viti che avevano più di 5 cartellini. Quindi l'idea di avere un massale che pianto tutto in condizioni più simili possibili, quindi stessa età, stesso portainnesto, stessa vigna, stessa esposizione, tutto. Quindi le differenze che quelle viti selezionate su terreni diversi, su portainnesti magari diversi, riportate tutte in condizioni più simili possibili, le differenze sarebbero state soprattutto differenze genetiche. E è da lì che poi ho fatto seconda selezione. Inizio anni 90 ho piantato un vigneto dove ogni filare derivava da una sola pianta e ho cominciato a fare microvinificazioni. Quindi abbiamo fatto un lavoro molto bello, molto interessante. Oggi alcuni di questi cloni sono stati certificati da un vivaista francese perché l'avevo conosciuto, mi piaceva, aveva fatto molti lavori simili col Pinot Nero. Tanti produttori del Chianti mi telefonano, mi hanno telefonato. Quale devo piantare? Qual è il migliore? Il migliore non esiste. Il migliore non esiste nel vino, il migliore nel Sangiovese, poi è veramente un sogno, perché io non ho mai segreti, ma quella è proprio la cosa che non posso dire, perché io so cos'è il risultato, il migliore a me, nel mio posto, su questi terreni, a questa altitudine, per il gusto del mio palato. Il Sangiovese è talmente nel mondo, parlando con viticoltori anche del nuovo mondo, mi dicono Sangiovese è difficile. Il Sangiovese è difficile se lo si immagina in un certo modo. Il Sangiovese è un'opportunità incredibile perché è facile, perché noi lo spostiamo e produce un vino diverso. Cosa c'è di più bello nel mondo del vino? Della diversità. Quindi non posso dire qual è il migliore. Poi oggi ci sono delle selezioni che sono anche
alcune sono meglio di quelle che ho fatto io all'epoca, il lavoro che continua. Oggi sto tornando a quella prima vigna per cercare se non avevamo selezionato alcune cose che solo perché magari erano tardive. Oggi io ritengo che una delle soluzioni al cambiamento climatico è anche ritornare sempre sulla genetica. Gli agricoltori hanno sempre lavorato con la genetica, è un lavoro continuo. È un lavoro continuo che per me va un po' a scala. Quando si pianta una vigna c'è poi la parte piatta dello scalino, ma dobbiamo essere pronti a fare di nuovo lo scalino successivo quando ripianteremo una vigna. Quindi deve continuare sempre il lavoro di selezione e poter disporre di varietà un pochino più, di selezione un pochino più tardive può collaborare alla soluzione di questo problema colossale di cambiamento climatico. Quindi questo è un po' stato. Poi ho fatto il lavoro sulle densità di impianto. Siamo stati parte di quel progetto del Chianti Classico 2000. Siccome avevo già cominciato a piantare più impianti più fitti, avevano dato a me il confronto, un clone unico di Sangiovese piantato fino a 10.000 viti per ettaro. Per chi è interessato, posso dire che qua in Chianti Classico, da me, le densità medio-alte sono quelle che hanno dato i risultati migliori, più sostenibili. Le densità massime, 10.000 viti per ettaro, in certe annate erano chiaramente le migliori, ma le annate non normali, subito scadeva la qualità, cioè le annate troppo asciutte, evidentemente risentivano troppo della concorrenza dell'impianto troppo fitto, quindi uve stressate, tannini non maturi, le annate troppo umide, la vicinanza delle viti, la mancanza di facilità di botrytis, Sangiovese, insomma, tendeva a essere compatto, con i coloni di oggi si va già meglio. È stato bello studiare tutto questo, costruirsi l'azienda, un'esperienza incredibile. Quello che mi piace in questo racconto, nell'entusiasmo con il quale lo rivivi, è che sei partito dalla vigna. Cioè, hai avuto in tempi, insomma, non oggi tutti Sì, si riempiono. apro qualunque sito web, il vino si fa in vigneto. Benissimo, Grazie. e abbiamo passato dei periodi che sono serviti probabilmente anche a livello commerciale, a livello di immagine, dove il vino si è fatto tanto in cantina. E mi piace invece che la tua storia di chiantigiana di qualità cioè, hai avuto la lucidità di partire veramente dalla vigna. Ti ringrazio, mi è stato anche naturale perché ancora adesso a me piace di più la vigna della cantina. Cioè io nella vigna sto bene, mi piace, cammino. Anche adesso con il Covid è stata una fortuna incredibile perché è un paradiso terrestre. Noi qui lavoravamo, quindi poter andare nel vigneto senza interruzioni, senza disturbi. A me la vigna piace, vedere i vigneti come erano. Quegli impianti nuovi appena piantati con un sacco di squilibri, a me è venuto naturale dire se non si ripara questo. E come dico, è stato fatto prima su vigne che non erano proprio pensate per la qualità, ma è stato chiarissimo da subito che appena possibile avrei dovuto ripiantare i vigneti. Per questo ho iniziato nell'87, ho iniziato quando le finanze dell'azienda hanno incominciato a risanarsi. Cioè, è proprio estremamente chiara la cosa lineare. Il Ceparello è uscito nell'80, nell'83 abbiamo cominciato a venderlo, nell'82 Ceparello è stato il vino che ha dato l'esplosione al Ceparello, l'82 è uscito sul mercato nell'85, nell'86 abbiamo cominciato a preparare la vigna nuova, lo scasso e tutto, e poi si è piantato nell'87. Tra l'altro, l'85 è l'annata disgraziata della grande gelata che ha Sì, distrutto molti dei vigneti degli oliveti, e è stata anche un'opportunità perché si sono liberate. Io ho deciso di ridurre. erano interessanti. No, ti sento un po' male. Ah, sì. No, si sono liberati con la gelata, con la morte degli ulivi, degli appezzamenti interessanti da Si sono riconvertire. liberati
degli appezzamenti fantastici per la vigna. E non solo, ma è stato un disastro talmente grande che il Fondo di Solidarietà Statale aveva previsto due tipi di intervento. Uno dei mutui per la ricostituzione olivicola. Io ho fatto ricorso al consorzio a tasso zero e nel momento in cui Ceparello cominciava a portare dei prezzi con dei buoni margini, avrei potuto consolidare le passività che l'azienda aveva accumulato, mi sono trovato a inizio anni 90 con l'azienda lì per supportare piani di utilità, no? Con necessità più di vita. La parte proprio imprenditoriale, oltre a quella viticola, seguire l'azienda che man mano che facevo progressi viticoli migliorava da un punto di vista di equilibrio finanziario. È stato proprio un disegno olistico, non so come definirlo. Sì. Ormai sono 45 vendemmie ed è bello. Poi oggi c'è questo punto del mondo, il clima è sempre cambiato, questa volta un po' troppo in fretta, secondo me, quindi non voglio entrare nelle discussioni delle colpe e delle cause, ma mi sembrano abbastanza chiare. Sì. E quindi è un inseguimento continuo, perché ovviamente ti rimette in gioco tutta una serie di, anche certo, di cose che potevano sembrare, come dire, cristallizzate, consolidate. Esatto. Questo non è un lavoro cristallizzato, è un lavoro che è fluido, dove da sempre comunque abbiamo i cambi d'annata e poi ci sono i cambi tendenziali, appunto, del clima, quindi bisogna essere estremamente flessibili, bisogna avere gli occhi aperti, saper percepire, un po' di intuito, e saper guardare la vite in faccia. Certe volte si soffre perché le viti soffrono. Vedremo. Anche il problema delle gelate non c'è mai stato qui nelle colline alte del Chianti. Il germogliamento del Sangiovese era tardivo. Oggi le gelate sono diventate dei problemi perché le viti germogliano qui a Isolorena anche 4 settimane prima di quello che facevano fine anni 70, inizio anni 80. È un mese, dei ritorni di freddo sono normali. Il Chianti è aperto verso il mare, soprattutto noi siamo sul versante occidentale del Chianti Classico. Questa apertura verso il mare porta una bella brezza, è sempre abbastanza ventilato, un clima mite, quindi meno freddo delle valli interne d'inverno e forse un po' meno caldo, salvo quando soffia scirocco, ma se no normalmente meno caldo delle valli centrali. Quindi un periodo vegetativo lungo. Però nella fase primaverile è anche possibile l'arrivo di aria fredda, e effettivamente le gelate sono un rischio, che prima non c'era. Quindi si pensa sempre al caldo, ma anche il freddo può diventare un problema quando ci si riscalda. Sì, la dormienza è molto più corta. Sbagliare prima e ti espone al rischio di gelato. È chiaro, assolutamente. E poi il germogliamento prima, siccome la vite ha comunque un suo ciclo, vuol dire che tutte le fasi sono fatte in un periodo diverso dell'anno. Quindi la maturazione probabilmente. Anticipate, questo anche se ne parla poco, ma si parla di tutto, ma poco del fotoperiodo, cioè della durata del giorno. Credo che sta diventando fondamentale, cioè dal 21 di settembre le notti sono più lunghe delle giornate. Il Sangiovese tipicamente qua lo vendemmiavamo la seconda e la terza settimana di ottobre. A metà ottobre le notti cominciano ad essere davvero più lunghe, ma soprattutto davvero fredde, a 400-500 metri d'altitudine. Le ore calde, anche in giornate di sole, si riducono a poche ore. Per cui se si scavalca un certo momento, dopo si entra in un periodo dove comunque la maturazione arriva più lentamente, proprio per via del fotoperiodo. E allora diventa più facile avere l'uva che sta a lungo sulle piante,
e quindi tannini più maturi senza gli zuccheri che vanno alle stelle. Invece con le maturazioni prima del 25 settembre, del 21 settembre, le giornate sono lunghe, calde, le notti non fanno tempo a raffrescare sufficientemente. E c'è proprio una difficoltà che vedo accentuarsi. Chiarissimo, interessante, veramente chiarissimo. Senti, e là E fanno. questo non voglio parlare, non è un commento, è solo in altitudine comunque non si guadagna in fotoperiodo. Non si guadagna. Si è bloccato un attimo quando parlavi del cambiamento, c'è stato un Ah, blocco. sì. Se C'è puoi. una linea. Sì, è anche Dicevo. la mia, purtroppo non ho una linea particolarmente brillante, che sono in campagna anch'io, niente fibra, niente. Dicevi anche. I vini del nord Europa, rispetto ai vini del sud Europa. Non basta andare in altitudine, come spesso si dice. In altitudine c'è l'aria più fresca, ma il fotoperiodo Certo. non cambia, rimane molto breve quel periodo del passaggio tra il giorno e la notte. Quindi si perdono tutte le ore di sole basso, con temperature miti. È una luminosità al mattino molto brillante e la sera molto, molto calda, colori pastello, caldi colori, ma nel nord è di clima fresco, che sono quelli che portano le grandi maturazioni, con alcoli non troppo alti. Per questo è importante la genetica è fondamentale, perché bisogna fare molta attenzione, l'abbiamo fatto, è stato un passo molto importante in Toscana, ma spostare la genetica può servire, certamente, perché quando il cambio diventerà veramente drammatico, ma c'è molto lavoro da fare sulle genetiche nostre. L'adattabilità di viti che sono già state abituate. Poi la Toscana ha un'instabilità climatica da una vendemmia all'altra molto, molto importante, quindi tenere ricchezza genetica nel vigneto e lavorare su questa adattabilità è fondamentale. E questo è il problema del Sangiovese e la bellezza del Sangiovese, perché può veramente permettere una parola brutta, ma dice il viticoltore può manipolare il risultato. È brutta parola, diciamo, può aiutare la vita a esprimere certi risultati se si riesce a lavorare insieme. Cioè capire, scegliere le viti giuste e condurle, cioè la gestione del terreno, la gestione dell'umidità del terreno, della vigoria, l'erba, non l'erba. Il Sangiovese risponde a tutte queste cose in modo eclatante. Per cui se si va protocollati, il Sangiovese non è contento. Senti, non hai quasi menzionato, ma bisogna che ci porti in conclusione anche in cantina, cioè nel senso lo stile di vinificazione, ecco, l'evoluzione che hai raccontato, che è tutta in maniera interessantissima, che fortunatamente è sulla vigna, quindi. E ecco, in questo periodo di tempo la tua azienda, a livello di invece in cantina, cosa è successo? Lo stile di vigorizzazione, che evoluzione c'è stata? Ci sarà In eventualmente? cantina certamente è cambiato, ma veramente non sono cambiati i concetti generali. Nella vigna abbiamo dovuto cambiare molte cose. In cantina è cambiato, ma il concetto generale per me continua a essere la flessibilità e la reattività. Cioè, il Sangiovese ce lo richiede questo. Io non vinifico anche nella stessa vendemmia, a Sangiovese riceviamo uve talmente diverse che la flessibilità. Nel visitare la mia cantina si vede che io vinifico in modo differente. Ecco, forse ho aumentato un po' più di esperienza per capire le diverse qualità che ricevo, come vinificarle. E poi ci sono stati dei cambi, perché il cambio climatico porta delle uve diverse, e quindi come noi dobbiamo adattarci alla vendemmia, quindi cambiare il modo di vinificazione da una vendemmia all'altra, perché non possiamo cambiarla, quindi dobbiamo cambiare noi. Così bisogna adattarsi come trend al cambio climatico, che vuol dire tendenzialmente faccio macerazioni leggermente più corte,
D'altra parte i tannini sono più maturi, l'estrazione è più veloce, i vini tendono ad essere più alcolici, quindi io cerco di... ormai sono alcolici, bisogna vendemmiare tardi, quindi sto cercando, ma qui si torna di nuovo alla vigna, sto cercando come poter vendemmiare tardi, la gestione del verde e del rapporto foglie giovani e foglie mature. Ma ricevendo comunque uve più alcoliche, le uve più alcoliche estraggono di più. Quindi tannini più maturi, ma bisogna fare molta attenzione. Quindi molto più morbidezza nella macerazione. Io non voglio fare macerazioni corte, perché io nel vino cerco, se devo mettere della priorità, la prima priorità è l'equilibrio. Cioè io credo che una vendemmia cosiddetta cattiva rispetto a una vendemmia cosiddetta buona, bisogna accettare che dobbiamo lavorare su livelli di equilibrio differenti. Per spiegarmi, io non faccio rosato, non sono amico delle cantine di rosso che fanno grandi quantità di rosato, a meno che sia fatto apposta con vendemmia per rosato. Ma i salassi in una vendemmia difficile tendono a togliere il pregio di quella vendemmia lì, che è la finezza e la freschezza degli aromi floreali, vanno tutti nel rosato, per l'obiettivo di incrementare la struttura di un'annata che non ce l'ha. Quindi si crea, magari noi dovremmo lavorare su una linea più bassa di espressione, di potenza, ma di mineralità e di finezza. Se cerchiamo di concentriamo delle cose non mature per quell'annata lì e togliamo quelle più di freschezza. Ecco, quindi questo tipo di adattamento veramente all'uva lo faccio, faccio dei cambiamenti importanti da un'annata all'altra, come macerazione, come intensità di macerazione, come lunghezza, ma cerco di non alterare, cioè di non togliere liquido, di non far salassi. Quindi l'equilibrio nasce Trovare anche dal rispetto di quello. praticamente, cioè trovare l'equilibrio che ti dà Sì. l'annata, praticamente rispettare l'annata per quello che è di fatto e giocare su quel livello. Cerchi l'equilibrio all'interno di quello che ti dà l'annata, cioè rispetti la cerchi di All'interno di quello che mi dà l'annata. per com'è e per Esatto. quell'equilibrio che ti può dare. Dicevo, ci sono poi le annate che hanno equilibrio con potenza, ma sono quelle poche, rare, grandi annate da una grande vigna. Se no, spesso la potenza non va con l'equilibrio. Mi piace la finezza. Io perché non abbrevio troppo le macerazioni? Perché mi piace, io cerco la complessità, e la complessità viene con macerazioni comunque lunghe, per cui faccio meno macerazioni meno intense, meno rimontaggi e follature, più delle stage, dove magari il ritorno del liquido delle stage, bagno appena il sopra del cappello e poi glielo immetto da sotto il cappello. Proprio per già il fatto stesso delle stage, il cappello asciutto ha una sua forte estrazione enzimatica, entra ossigeno nel tino, ma dopo non cercare di fare un alluvionaggio violento del cappello. Se no, il legno adesso c'è molto. Fermentazioni sempre Scusami. spontanee? Fermentazioni sempre spontanee sono? Sì, quasi sempre, sì. Annate molto particolari, se ci sono piogge violente durante vendemmia che lavano troppe cuve, perché allora magari inoculo, ma se no spontanee. Ho fatto molto lavoro sui lieviti con l'Università di Firenze. È stata fatta qui a Isola Olena quella ricerca degli insetti sociali, cioè vespe, gli insetti che mantengono il Saccharomyces nell'ambito del vigneto. Una bellissima ricerca fatta, nata nel 2001 e finita dopo il 2010. Molto 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 interessante. Quindi anche questa ricerca dei calabroni con i lieviti
ha dato una dimensione diversa a quella che è l'idea di un single vineyard, perché non è solo il terreno e cosa ci abbiamo piantato sopra, ma anche tutta la vegetazione circostante e la microfauna. Quindi aspetti, sì, bello. Questo sì, è stato anche un altro passo interessante. Poi purtroppo non siamo degli istituti di ricerca e certe cose vengono ideate, ci si affaccia a vederle, poi dopo non possiamo andare avanti nell'approfondimento totale. Comunque, Però ecco, certo. io penso che il Chianti classico, in senso lato, ti possa essere sicuramente grato per tutto il lavoro che hai fatto in questi 40 anni di ricerca sul campo, ecco, proprio a livello pratico. Ti ringrazio. Io l'ho fatto, è una zona magnifica, una zona che sta risolvendo i propri problemi in modo egregio, è bella proprio perché con questo vitigno, una zona così ampia, su terreni diversi, ha delle, veramente delle opportunità di lavorare bene in modo non protocollato, cioè è bello se c'è più scambio. E se si usa lo scambio con intelligenza, non come ripetitività. C'è tutta la discussione delle sottozone, credo che sarà molto importante. Un successo, questa discussione delle sottozone l'ha già avuto, un successo che mi riempie di gioia, perché abbiamo costituito l'Associazione dei Viticoltori di San Donato in Poggio. Ci conoscevamo tra vicini. Ma oggi siamo diventati amici. Abbiamo costituito un gruppo non tanto grande, ci si trova, si va a cena insieme, si parla di problemi, ci si aiuta, ci si danno informazioni e questo è già un bellissimo successo di questa zona che abbiamo identificato come zona che ha una sua peculiarità molto importante proprio in questa apertura verso il lato verso il mare del Chianti Sì, Classico. Verso nord-ovest, i venti dominanti sono da nord-ovest, alle mie spalle il confine con Siena c'è una cresta. Queste vigne di questa zona sono proprio inglobate in una zona che ha un clima molto particolare. Si trovano dei boschi di cipresso quasi puro, quindi anche la flora selvatica ci sta dicendo che è una zona particolare, perlomeno ben identificata non come terreno, perché da nessuna parte il Chianti. Si può parlare di una denominazione per via di un tipo di terreno. Ci sono tre o quattro tipi di terreno dominanti che sono presenti un po' dappertutto, ma il clima è un'altra delle componenti fondamentali del famoso Pentagono. bene, bene. Bellissima escursione. Era un pezzo che siamo qui purtroppo anche con qualche disturbo tecnico, ma veramente grazie Paolo di questa bella digressione, questa bella chiacchierata, veramente istruttiva e costruttiva. Io Grazie. non ti rubo altro tempo, ti ringrazio. Interrompiamo magari. Insomma, senza eccessi, ma chi vuole venire a vedere facendo appuntamenti con un certo anticipo, perché sono sempre più lento a fare le cose, ma a me piace condividere con gli altri produttori quello che abbiamo fatto. Torneremo presto e grazie per questa disponibilità.